Ben ritrovati. Iniziate a mettervi in posizione eretta, con le gambe date contro il bacino. Con un bel inspiro aprite le braccia, poi palme delle mani verso il basso. Mantenete dal bacino in su il vostro corpo mobile, dal bacino in giù completamente immobile, quindi stringete un pochino i glutei. Inspiro, con l'espiro torsione verso sinistra. Porto la mano destra sulla spalla sinistra e la mano sinistra sul fianco destro. Il mento arrivato alla mano destra. Inspiro, torno, allargo di nuovo le braccia, espiro, ripeto, in direzione opposta. Ancora inspiro, espiro. Fatelo 10 volte per parte e poi rilassiamo. Unisco i piedi, intreccio le dita delle mani, inspiro, fisso un punto davanti a me e mi tiro sulle punte. Tutto il corpo è teso, stringo forte i glutei e cerco di aprire bene il petto. Espiro, scendo. Ancora su, inspiro. Espiro. Anche questo fatelo per 5 volte. Questo tadasana sarà modificato. Dopodiché ci possiamo portare seduti con le gambe incrociate e portiamo la mano destra sul ginocchio sinistro. Inspiriamo guardando avanti. Espiriamo, guardiamo dietro, girando verso sinistra. E la mano sinistra va dietro e ci sostiene la schiena bella dritta. Torno, inspiro avanti, mano sinistra sul ginocchio destro. Espiro, mano destra va dietro e ci giriamo verso destra e guardiamo dietro. Ogni volta che torniamo avanti, incrociamo in questo modo le braccia e ci troviamo pronti per la successiva torsione, che può essere fatta in modo dinamico per una decina di volte per scaldare bene la nostra schiena. Dopodiché ci mettiamo in quadrupedia con le mani sotto le spalle e le ginocchia sotto il bacino, posizione di Marjariasana o il gatto. Il gatto, quando inspiriamo guardiamo il cielo, portiamo la pancia verso il basso e gli ischi verso il soffitto. Inarchiamo, inarchiamo e quando buttiamo fuori l'aria dal naso, espiro, porto dentro l'ombelico, risucchio la pancia dentro e porto la testa tra le braccia. Faccio una bella gobba. Gatto arrabbiato, inspiro, gatto felice. Espiro, gatto arrabbiato. Questo movimento è molto salutare per tutta la nostra colonna vertebrale. Potete ripeterlo anche fino a 30 ripetizioni, anche tutti i giorni appena svegliati. È veramente, veramente efficace. Dopodiché ci sediamo con le gambe tese, piedi a martello, intrecciamo le dita delle mani e con un bel inspiro ci allunghiamo. La schiena è dritta, è tutto il corpo attivo, è una posizione molto forte. Espiro, porto le mani dietro, inspiro, con la spinta delle mani apro il petto e rilasso. E ancora di nuovo inspiro su, mi allungo, mantengo, conto fino a 10, mi allungo, espiro, di nuovo inspiro, apro e anche in questa posizione facciamo 10 respiri. Questa è Dandasana, la posizione del bastone, variante seduta. Fate questa sequenza per almeno 5 volte, avendo sempre l'accortezza di stare dritti con i piedi a martello. Dopo di questa ci possiamo mettere la pancia a terra. Posizione dell'arco, Dhanurasana. Afferriamoci il collo dei piedi o le caviglie, appoggiamo il mento a terra. Quando inspiriamo, i talloni si staccano dai glutei, quindi immaginiamo di stendere le gambe, così facendo veniamo trascinati su e il petto si apre, le spalle si aprono ed espiro, scendo. Ancora inspiro su e espiro giù. Ripetetelo 10 volte.
State attenti però a non fare questo. Quindi non forzate la schiena, sono solo le gambe che vi tirano su. Fate attenzione. E per ultimo, un bel rilassamento che vi porterà a un'apertura dei polmoni, del torace, e un rilassamento e una correzione della iperkifosi dorsale. Mettete due cuscini a terra e vi sdraiate lentamente con un bel respiro sopra. I cuscini sono all'altezza delle scapole. Dopodiché vi abbandonate a terra con le braccia aperte, i piedi rilassati. Sentite l'apertura. Restate in totale abbandono con un respiro lento e regolare per 5-10 minuti. Se due cuscini sono troppi, potete utilizzare una coperta ripiegata o un semplice cuscino, senza esagerare. Io vi auguro buona pratica, vi do appuntamento alla prossima puntata e vi saluto. Un bacio a tutti, ciao!